Ora siamo con due graditissimi ospiti, la nostra Baby Ann che vi presenteremo più approfonditamente ed il dottore Gianfranco Nassisi, coordinatore distrettuale del progetto Viva Sofia, che ci illustrerà appunto questo service. Il service Viva Sofia nasce una decina di anni fa da un episodio che ha avuto risvolti fortunatamente positivi. Sofia è una ragazzina, adesso una ragazza ormai ventenne, che una domenica mentre la mamma cucinava stava giocando e rubandole un gamberetto fritto rischiava di strozzarsi. Per sua fortuna la mamma è un'infermiera, le ha fatto le manovre di sostruzione e ha fatto sputare il gamberetto, per cui Sofia è viva, stasera esce col fidanzato e con gli amici. La madre il giorno dopo l'ha riportato in ospedale e lì alcuni medici dell'ospedale di Faenza, che sono soci del Lions Club, hanno deciso che era bene diffondere queste manovre, che sono abbastanza semplici, tra la popolazione civile in modo da evitare eventuali morti da ostruzione. Il service da qualche anno è diventato service di interesse nazionale permanente, in Puglia sta andando avanti da diversi anni e dalle notizie che ci pervengono almeno 20-25 persone sono state salvate esclusivamente da persone che hanno appreso le manovre di sostituzione dai Lions, oltre ovviamente al personale sanitario che queste manovre sa fare. L'ultimo caso che mi è giunto a conoscenza è quello di mia sorella, che l'anno scorso si stava soffocando mentre stavamo a pranzo a casa sua per festeggiare la nipotina Sofia. E con le manovre di sostruzione le avevano fatto sputare il bolo e quindi abbiamo continuato a festeggiare Sofia.